Bene, andremo a fare un video sulla calibrazione del cambio Dyna 4 DMF. In questo caso lo faremo su un trattore 5610 Dyna 4, ma è la stessa procedura anche per il Dyna 6. Accendiamo. Bene, tramite il dash control, che è la funzione menu di Massey Ferguson, andiamo a vedere le impostazioni. Ecco, in questa schermata vi sono le temperature. L'ultima è la temperatura del cambio che a noi interessa. Deve essere compresa tra i 35 e i 55, altrimenti non farà nemmeno partire la calibrazione. In questo caso è 37, possiamo cominciare. Altra cosa importante è andare alla schermata dove abbiamo le aggressività dell'inversore e del cambio e delle cambiate in power shift. Ecco, queste devono essere tutte a zero perché poi in un successivo momento potremo andarle a modificare se sarà lento o se sarà troppo veloce. In questo caso sono a zero, perfetto. Ora torniamo sul menu principale. Ok, possiamo partire. Raggiungiamo i giri motore di 1500. Perfetto. Rimuoviamo il freno mano. Ora con la leva inversore, chiamata power control, la terremo sollevata e contemporaneamente andremo a schiacciare il pulsante blocco differenziale per iniziare la calibrazione. Ora devo usare tutte e due le mani. Li terremo premuti fino a che appare questa scritta CT. Ora il trattore è pronto a iniziare la calibrazione, basta solamente spostare la leva del power control in avanti e mollarla. Il trattore sta calibrando. È normale avvertire rumori o lievi cali di giri perché sta mettendo a posto le frizioni, è normalissimo.
fattore ha finito e lampeggerà la marcia che avevamo in partenza. Quindi, una volta finito, abbassiamo i giri motore, portiamo la leva del power control in N, in neutro, e togliamo il blocco differenziale. Tiriamo il freno a mano e spegniamo il trattore. La calibrazione così è finita. Un altro mio consiglio che posso darvi è, prima di iniziare la calibrazione, di utilizzare l'inversore una decina di volte, in modo che le elettrovalvole raggiungano la temperatura del cambio. Va anche detto che se prima di effettuare la calibrazione avete utilizzato il trattore, è un'operazione che viene già fatta, quindi non ce n'è il bisogno. Per il resto è un'operazione molto semplice, tutto qui. Grazie a tutti e ok.